io con tutta l'amabile apprezzamento e condivisione della linea del governo sulle vaccinazioni, io ritengo il presidente Draghi abbia svolto un ruolo fondamentale. Su questa scelta qualche perplessità ce l'ho, mi sembrava che il sistema funzionasse bene e quando le cose funzionano bene andarle a toccare mi sembra si poteva anche evitare, perché ritengo importante la scuola in presenza e quindi andare a fissare norme che magari mandano subito tutti a casa i ragazzi quando i casi insomma sono quelli che sono, sinceramente non avrei fatto a meno, però massimo rispetto, noi in Toscana siamo allineati sulla linea del governo per le vaccinazioni e quindi al generale Figliolo gli dico che sono molto contento del livello di coordinamento, di indirizzo e delle scelte del governo sulla campagna vaccinazione. Presidente, oggi ad Arezzo un'altra scritta di fronte ad una scuola dei Novax, ormai gli episodi sono veramente tanti. Ma io mi sono abituato alle offese su Facebook, ho avuto due volte la pallottola con con l'affermazione che la mia vita è in pericolo, però quando siamo determinati nel portare avanti quello che sono le idee che i fatti ci dimostrano essere giuste nell'interesse generale, oggi siamo l'ultimo giorno di novembre, vi ricordate voi cosa significava ottobre-novembre l'anno scorso? 16.000 contagiati il giorno, 70 persone che morivano ogni giorno, 3.000 posti letto occupati negli ospedali. Oggi noi siamo con casi che rispetto ai 16.000 dell'anno scorso, anche l'altra settimana è stata la più alta, sono 3.200. In ospedale abbiamo occupati 317 posti e non 3.000. I morti non arrivano mai a una cifra che va oltre le poche unità. Ecco, che la vaccinazione sia la strada sono i fatti a renderlo evidente. Chi non lo può vedere, chi non lo vuol vedere, io gli dico stia a casa, magari consentiamogli di uscire per scuola, lavoro, per fare la spesa, ma per il resto la politica del Green Pass è giusta perché dice stai a casa a coloro che in modo egoistico si ripiegano nelle loro paure.